scelto questo titolo davanti alle terribili immagini dei camion dell'esercito che a Bergamo trasportavano i feretri delle vittime di Covid. Ho pensato che la poesia, in un momento come questo, dovesse trasmettere speranze e fiducia per l'avvenire, perché ogni inferno ha un tempo solo, ma poi la vita ricomincia sempre, la gioia, se le diamo spazio, riprende a invadere le nostre giornate. In queste parole il marottese Enrico Vergoni descrive l'arte della gioia, Bertoni Editore. Il libro, curato dal fanese Bruno Mokorovic, è uscito contemporaneamente in italiano e in spagnolo. Appassionato di letteratura antica e da sempre impegnato nel volontariato e nell'associazionismo, Vergoni è anche autore di Tango e Cenere, il romanzo in poesia è uscito in 35 paesi, e di Lettera a una figlia, entrato nella classifica dei libri più venduti su Amazon in Messico e in Bolivia. Il mio ultimo libro si chiama L'arte della gioia, da oggi disponibile in tutte le librerie italiane, raccoglie tutte le mie poesie degli ultimi 2 anni. Ho voluto un titolo che trasmettesse positività, speranza, fiducia per l'avvenire, perché se togli la gioia dalla poesia non serve a nulla. Poi perché penso che in un momento come questo, che è un periodo molto simile al dopoguerra, occorra ricostruire. Viviamo in un paese che ha bisogno di ricostruirsi dopo questo anno tremendo, quindi l'arte della gioia, come prendere in mano il proprio paese e ricominciare più forte di prima. Dal prossimo anno scolastico, prosegue Vergoni, avrò l'occasione di presentare il mio libro anche nelle scuole d'Italia, da Milano a Messina, grazie alla collaborazione di istituti e associazioni culturali. Intanto, quest'estate, Enrico farà tappa in decine di librerie e di teatri. Un poeta senza pubblico, così come un musicista o un attore, è sterile, non serve a nulla. Quindi andiamo in mezzo alla gente, torniamo dopo un anno di clausura, torniamo finalmente in mezzo alle persone. In qualche modo la sua infanzia e il suo legame con Marotta influisce nel suo scrivere? Dico sempre che se non fossi nato a Marotta non avrei scritto nulla, avrei fatto altro. Marotta è una città magica, c'è una luce particolare, il nostro mare, i racconti di mio nonno che faceva il pescatore mi hanno sempre suggestionato, quindi parto sempre da lì. Ho pubblicato 200 poesie, le ho scritte tutte a casa mia. Non riuscirei a scrivere nulla fuori dalla mia città. Poi Marotta è la città del mare d'inverno, quindi c'è la poesia già nella luce del nostro mare. Ed ora quali sono i suoi progetti? I progetti per quest'ultimo, per il prossimo anno è quello di andare in giro in Italia, in Francia e soprattutto in Sud America, dove i miei libri hanno avuto sempre una grande fortuna. Il prossimo anno usciamo con un romanzo, quindi cambiamo genere, però non i sentimenti, non quello che amo, comunicare, come dicevo all'inizio, speranza e gioia, e questo è il compito di uno scrittore.